Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio dei Condotti EPS. Oggi parleremo di una nuova porcata della federazione che ha a che fare con Deep Space Nine. Se vi sono piaciuti i miei video precedenti, sia per quanto riguarda i Condotti EPS, che è il format che parla d'inglese, I Sir, e anche gli altri due format, gli anime della nostra infanzia e Jim Plotti, vi consiglio caldamente di iscrivervi al canale, così che quando dei nuovi video saranno pubblicati, voi sarete informati. Colgo anche l'occasione per dirvi di andare sul nostro nuovo sito internet www.borderlineitalia.com. Oggi la porcata della federazione risiede nel titolo di questo episodio di Deep Space Nine. Nella fattispecie sto parlando del 16° episodio della 7ª stagione. L'episodio si intitola Interalma Enemy Silent Legends. Quindi saliamo a bordo della nostra USS Relativity e andiamo a scoprire cosa è successo. Analizziamo il titolo. Interalma Enemy Silent Legends è una frase da Cicerone che in realtà la frase originale recita Silent Enemy Legends Interalma, ovvero in tempi di guerra le leggi tacciano. Ecco perché dico che la porcata di questa volta è nel titolo. Bene, in questo episodio c'è questo convegno su Romulus per quanto riguarda tutti gli aspetti della guerra contro il dominio. Perché? I Romulani si sono aggregati all'alleanza federale e Klingon contro l'avanzata del Dominio che, come è stato accennato in qualche altro episodio precedente, il Dominio si era stanziato sull'Unione Cardassiana perché l'Unione Cardassiana aveva deciso di entrare a far parte del Dominio. Siccome il nostro dottore Julian Bashir è stato invitato a tale convegno su Romulus per dare delle presentazioni sia per quanto riguarda le armi del Dominio e anche per quanto riguarda, diciamo, armi biologiche, Julian Bashir viene approcciato da Sloan, membro della sezione 31. De Sloan dice a Bashir che deve eseguire una missione. Julian Bashir era riluttante, Julian Bashir fa rapporto al capitano Sisko. Il capitano Sisko lo rassicura e dice: no, guarda, questa è la nostra occasione per avere una talpa all'interno della sezione 31, quindi la sua missione continua. E quindi quando lei farà rapporto a Sloan, fagli capire che tu sei d'accordo con lui, ma fai attenzione perché se Sloan capisce del tuo doppio gioco, le cose potrebbero essere pericolose. Brevemente, cos'è la sezione 31? È un'organizzazione che ufficialmente non è riconosciuta né dalla flotta stellare né dalla federazione. È al di fuori di qualunque organizzazione, diciamo ufficiale, ufficiosa non si capisce qual è lo status. Fanno comunque servizio di intelligence, quindi servizi segreti, però diciamo non i classici servizi segreti della federazione, perché la federazione ha i suoi servizi segreti, ma questi qua, nella loro mentalità, il fine giustifica i mezzi. Questo giustifica il titolo di questo episodio, Interalma Enemy Silent Legends. Nella sezione 31 si era fatta viva nell'episodio 18 della 6ª stagione di Deep Space Nine, in cui cercano, tra virgolette, di reclutare il dottor Bashir. Quindi il dottor Bashir si reca sulla Belle Horizonte, che è un'astronave di classe Intrepid, come la Voyager, e si recano verso Romulus. In questa delegazione c'è anche Sloan, che si fa passare come un cartografo stellare. La missione di Julian Bashir è quello di andare a fare una sorta di diagnosi al comandante della Tal Shiar. La Tal Shiar sono i servizi segreti dei Romulani. Stiamo parlando di Koval. In questa delegazione si trova anche la senatrice Kreetak, che era il rappresentante del governo romulano presso Deep Space Nine. Quindi, ricordiamo, sulla Belle Horizonte troviamo Julian Bashir, Sloan sotto copertura, Kreetak e anche l'ammiraglio Ross. La missione di Bashir era quella di fare una sorta di diagnosi a Koval, perché Koval si pensava che fosse affetto della sindrome di Tuvan, una sindrome che colpisce prettamente romulani, rigeliani e vulcaniani. La sindrome di Tuvan è una malattia neurologica degenerativa. Julian Bashir dice: ma perché avete bisogno di medici? Nella sezione 31 non avete medici. Sloan dice: no, il problema è che i Romulani non accettano che i delegati abbiano strumenti di analisi, quindi la diagnosi va fatta ad occhio. Julian Bashir dice: beh, neanche io riesco a fare una diagnosi ad occhio. Sloan contrabbatte dicendo: beh, tu sei geneticamente modificato, i tuoi amichetti
genetemente modificati hanno capito che Damar aveva fatto determinate azioni solamente guardando un video, si scopre che Julian Bashir era stato genetemente modificato dai propri genitori nell'episodio 16 della quinta stagione, il dottor Bashir presumo. Gli amichetti che si riferiva Sloan sono quattro pazienti dove la loro ingegneria genetica aveva causato a loro dei problemi, infatti Julian Bashir si riteneva, diciamo, più fortunato, e sono Patrick, Lauren, Jack e infine Serena, che Serena sarà protagonista anche di un altro episodio che tralasciamo per il momento. Questi qua, guardando un video di Damar che parlava in tutte le frequenze, hanno capito che Damar aveva fatto determinate azioni, tra cui uccidere la figlia di Kultukat, nell'episodio 9 della sesta stagione, probabilità statistiche. Detto ciò, quindi Sloan dice, bene, quindi se loro hanno fatto questo, tu riuscirai a fare una diagnosi ad occhio. Partono, arrivano su Romulus, quando arrivano su Romulus, Koval ingaggia una discussione con Julian Bashir e gli fa una domanda sulla calamità. La calamità è una malattia che il dominio aveva creato per un pianeta del grande gramma perché questo popolo non si era piegato al dominio, quindi il dominio per punirli aveva fatto questa malattia che si propagava da generazioni, per cui non c'era cura e quindi questo popolo mai era alla rovina, cioè stavano comunque morendo. Infatti quando Julian Bashir e Dax arrivano su questo pianeta trovano una situazione disastrosa. Apro e chiudo parentesi velocemente, Julian Bashir non trova una cura, ma anzi un vaccino, e questo vaccino agiva solamente sui feti, quindi è vero che la generazione successiva si sarebbe salvata, però la generazione corrente comunque era condannata, però almeno qualcosa la trovò Julian Bashir. Koval fa questa domanda sulla calamità di questa piaga, dicendo esplicitamente se il dottor Bashir fosse in grado di introdurla in una popolazione. Julian Bashir risponde a grandi linee e Koval dice, bene, sarò in prima linea durante la sua presentazione. Julian Bashir fa la sua presentazione. Dopo la sua presentazione, Sloan gli va a parlare e gli dice se ha scoperto qualcosa. Julian Bashir dice che aveva le palpebre asimmetriche, che potevano essere causate da questa malattia, che ricordiamo che è la sindrome di Tuvan, e Sloan gli fa che aspettative di vita ha, e Bashir risponde se la malattia segue il classico decorso, diciamo che gli restano circa 20-25 anni di vita. Sloan ribadisce, esiste un modo per accelerarla? E Bashir dice, io non ho capito la sua domanda. E Sloan taglia corto. Bashir fa rapporto all'ammiraglio rosso che dice adesso arrestiamo Sloan. Poco dopo l'ammiraglio rosso esce di scena perché gli è venuto un aorisma. Julian Bashir si ritrova in una situazione in cui non può contare Deep Space Nine perché era stato ordinato il silenzio radio. Non si può fidare di Sloan, non si può fidare di nessuno. L'ammiraglio rosso era fuori gioco. Va a chiedere aiuto alla senatrice Kreetak, in cui le dice di aiutarlo perché c'è un complotto per uccidere Koval, e lui sostiene che siccome l'unico metodo per accelerare questa malattia è quello di esporre il paziente con un flusso di radiazione di nadioni, quindi basta a quanto pare un phaser messo in corto, e quindi Julian Bashir sostiene che Sloan deve avere un contatto nel senato romulano, perché solamente un romulano si poteva avvicinare così tanto a Koval e così a lungo per, diciamo, esporlo a questo genere di radiazione. Julian racconta tutto a Kreetak, chiede aiuto dicendo di dare dei documenti segreti. Kreetak non era d'accordo su questa cosa e Bashir dice no, lei deve mettere da parte secoli di astio e aiutarmi in questa cosa e a prevenire questo incidente. Nel frattempo Julian Bashir va da Sloan e dice che non è più sicuro che la sua diagnosi era corretta, forse non ha la sindrome di Tuvan. Sloan dice, come può esserne sicuro? E quello dice, beh, lo dovrei analizzare. Oppure deve avere un campione delle sue cellule. Sloan dice, bene, avrai il tuo campione dalle cellule epiteliari, ti metterò un rivestimento sulla mano, la prossima volta che tu stringerai la mano a Koval, avrai il tuo campione. Quando fa questa cosa, Bashir stringe la mano e Koval gli dice, potrei parlarti in privato. E in realtà non vuole parlargli in privato, vuole esattamente interrogarlo. Lo interrogano in una maniera molto brusca, viene picchiato, mettono delle sonde di memoria romulane. Dopo un po' Koval si accorge che il suo sistema non funziona perché il cervello di Julian Bashir era stato geneticamente modificato, quindi quelle sonde non agivano su di lui. Lo prendono e lo portano dinanzi al comitato di continuità romulano, in cui c'è Kreetak seduta di fronte e Julian Bashir. E Julian Bashir racconta tutta la storia del complotto per uccidere Koval e del suo coinvolgimento con Kreetak, dicendo che lui ha chiesto aiuto a lei per cercare di scongiurare questo omicidio. Koval prende la parola dicendo
Guardate, tutto quello che ha detto Giulio Bashir è vero, ad eccezione del fatto che la sezione 31 non esiste. Fanno entrare all'interno di questa sala Sloan, che anche lui è picchiato. Covallo dice che praticamente Sloan era un agente segreto della federazione, ma non faceva parte di nessuna sezione 31. E lui aveva intrapreso una azione personale per uccidere Covallo, perché Covallo era sospettato dell'uccisione dell'ammiraglio Fujisaki. Sloan dice: non è possibile che il vice capo dei servizi segreti della flotta stellare possa morire per del cibo variato. Secondo lui era stato Covallo. Quindi praticamente Covallo dice: lui non fa parte dell'azione 31, lui ha intrapreso questa azione personale. Cioè loro pensano che io abbia ucciso l'ammiraglio Fujisaki, che era il suo mentore, e quindi lui ha architettato tutta questa storia per uccidermi. Sloan riesce a rubare un disgregatore romulano per uccidere Covallo, e in quel momento qualcun altro estrae un disgregatore e lo uccide. Madonna, che casino. Nel frattempo il comitato di continuità ha stabilito che il senatore Kreetak ha cospirato contro lo Stato, e la sentenza sarà data successivamente. Quindi lei, poverina, ha perso tutto. Julian Bashir, che lui ci ha riflettuto quando lui era ancora sulla Bellero Fonte, va a parlare con l'ammiraglio Rosso, che già si era ripreso, e lui va diretto: ammiraglio, dov'è Sloan? E lui fa: non ho capito, ammiraglio, dov'è Sloan? L'ammiraglio capisce dove Julian Bashir vuole andare a parare, noi parleremo di questa cosa a comunicatori spenti. Rosso si toglie il suo comunicatore e lo appoggia sul tavolo, mentre qui c'è una delle scene più belle che abbia visto in Star Trek. Julian Bashir si toglie il suo e lo butta sul tavolo con un gesto di stizza. Julian Bashir dice: dov'è Sloan? E Rosso dice: doveva essere teletrasportato prima che il Phaser, qui c'è un errore, lui dice Phaser, per terra un disgregatore, lo colpisse. Se abbia funzionato, lui non lo sa. Hanno una discussione in cui Julian Bashir capisce tutto, che anche l'ammiraglio Rosso era coinvolto in questa storia, e lui è molto disgustato da questa cosa. Tra l'altro, l'altra scena bella è quando l'ammiraglio Rosso finisce la conversazione e si rimette il comunicatore, Julian Bashir prende il suo comunicatore e lo guarda molto, molto, molto schifato. Julian Bashir credeva nella flotta stellare e non poteva credere che anche la flotta stellare potesse scendere a dei compromessi. E guarda quel comunicatore schifato, veramente schifato. Quindi in questa porcata della federazione c'è stato il serio rischio di mettere a repentaglio l'alleanza fra federazione e impero romulano per quanto riguarda il discorso della guerra contro il dominio. Critica è stata condannata. Infatti Julian Bashir dice: che tipo di condanna si aspetta? Ross fa: io non lo so. Fa: sarà giustiziata, perché l'impero stellare romulano può giustiziare persone condannate per crimini contro lo Stato. L'ammiraglio dice: ah, speriamo di no. E lui ribadisce: ma lei si era fidata di noi, lei credeva in noi, perché le abbiamo preso questa trappola? Perché alla fine Julian Bashir andò a parlare con lei, perché Rosso era, si era reso non disponibile perché gli è venuto questo aneurisma, quindi non si sa se è vera questa cosa, perché era tutto un complotto, tutto un complotto. E tu? Cosa ne pensi? Interessante. Bene, detto ciò, iscriviti al canale e ci rivedremo con la prossima porcata della federazione.